Critical CSS è una, diciamo, delle ottimizzazioni che restituisce probabilmente il maggior beneficio dal punto di vista utente sulla prima visualizzazione di una pagina. Che cos'è? È un mettere insieme in realtà delle robe nuove e delle robe vecchie, nel senso che quando il web responsive sembra quasi un'eresia parlare di above default o comunque, diciamo, della porzione di pagina che sta nella finestra visibile del browser. Le pagine normalmente sono molto lunghe, quindi c'è una bella porzione che sta sotto, diciamo, la barra di scorrimento orizzontale, intendendo che gran parte dei contenuti di pagina si accede attraverso lo scroll verticale. Ancora di più, naturalmente, sono pari dove abbiamo un viewport molto stretto e quindi i contenuti sono tipicamente linearizzati, quindi se abbiamo dei contenuti con corpo principale e spalla, tipicamente la spalla viene messa in coda, quindi la pagina si muove. Paradossalmente, però, la prima cosa che vede l'utente è ovviamente la parte, diciamo, di pagina, dell'inizio, quindi dove normalmente si trova la parte di navigazione, la parte di logo, la parte di menu, e se il design è fatto con attenzione, di solito invece della pubblicità ci si mette il contenuto principale del sito, che potrebbe essere una news, potrebbe essere un post di un blog, potrebbe essere un'informazione del tipo tecnico utile, nel senso un orario di apertura di un museo, piuttosto che comunque altra cosa. E poi tutto il resto del contenuto, diciamo, va nella porzione di pagina, man mano l'utente a cui l'utente può accedere man mano scorrendo. Questa parte è la parte più importante, nel senso che è la parte che prima riusciamo a far vedere l'utente, prima l'utente percepisce la velocità del sito. Se poi anche la parte che sta sotto dovesse arrivare con più calma, in realtà l'utente avrebbe già visualizzato un primo contenuto, possibilmente un contenuto, ripeto, significativo dal punto di vista della risposta al bisogno che ha dato sul sito, e avrebbe comunque perfettamente stilizzato e fatto esattamente come il sito. Si parla di critical perché in realtà si parla di quello che è il cosiddetto percorso critico nella generazione di una pagina su un browser. Allora, il browser sono delle macchine complicatissime che fanno un sacco di cose. Quindi questo critical path, questo percorso critico, in realtà è abbastanza un esercizio di comprensione di quelli che sono i meccanismi interni di un browser. In particolare, che cosa succede? Arriva, la prima cosa che fa il browser è, vabbè, risolvere il DNS del sito che gli stiamo chiedendo, aprire una connessione. La connessione HTTPS deve anche farsi la parte, diciamo, di negoziazione HTTPS, ma insomma, sostanzialmente apre un canale con cui parlare con il server e gli chiede la pagina che vogliamo vedere. Quindi, dalla URL prende il server, si connette al server, poi prende il path e infine la risorsa che è il server. Il server, dopo un tot di tempo, risponde. Questo tempo è un tempo su cui non possiamo lavorare, nel senso, sì, se siamo lato server possiamo ottimizzare, possiamo mettere estratti in cache, possiamo mettere diciamo delle componenti di memoria, in cache in memoria per evitare l'accesso al disco, possiamo staticizzare i contenuti in modo tale che non ci sia un tempo di esecuzione sul server per la generazione della pagina, ma sostanzialmente quindi il lato front-end, il lato esperienza utente, questo tempo non è riducibile. Quindi se nell'ordine è 0,3, 0,4, ovviamente più basso, più è, intendo, comunque nell'ordine di grandezza del mezzo secondo, che è già abbastanza, comunque diventa accettabile. E, dopodiché arriva HTML e qui per il browser comincia in guai, nel senso che il browser deve cominciare a leggere HTML e lo legge mentre gli arriva. Quindi se parliamo di un HTML gigantesco, il primo pezzettino che gli arriva comunque il browser comincia a digerirlo, non aspetta di ricevere tutto il file HTML. Come gli arriva in streaming, sostanzialmente lo legge. Lo legge e fa una serie di cose. Le prime cose che fa sono trovare le risorse richieste da questo HTML. Quindi, diciamo, una serie di, non sono esattamente dei parser, perché in realtà sono, diciamo, dei criteri di discovery, però cerca tutte le source, tutti gli HTTP sparsi nella pagina, cerca di tirare fuori la lista delle cose che deve scaricare. Su questa lista mette una serie di priorità, decide che le immagini hanno una priorità bassa, il CSS
CSS e in JS hanno una priorità alta e così via. E comincia a creare una coda di chiamate da, diciamo, da smaltire. Soprattutto perché in HTTP 1, oltre a un certo numero di connessioni contemporanee, non può andare, e quindi in realtà deve darsi un ordine, un po' di disciplina, perché tipicamente, diciamo, dopo le 4 connessioni aperte, quindi dopo 4 file che sta scaricando da un singolo dominio, il quinto va in coda e deve aspettare che uno di quei 4 abbia finito di scaricare. In realtà i browser usano fino a 8 connessioni contemporanee, forzando la specifica dell'HTTP 1. In HTTP 2 questo problema non c'è, in HTTP 2 il tubo è aperto, posso chiedere tutto quello che voglio senza dover aspettare. Però questa condizione per cui le richieste vengono fatte a, diciamo, blocchi di 4 per dominio è già un problema, nel senso che io devo chiedere 4 cose, quando ho finito, nel senso appena ho finito una posso aggiungere un'altra e così via, e in tutto questo il mio utente non vede niente, c'è la pagina bianca. In più, mentre legge l'HTML, il browser comincia a costruire il DOM, quindi la struttura dei nodi che gli permettono poi di disegnare il contenuto della pagina. Costruisce la struttura del DOM, ma si ferma in questa operazione se trova due cose. La prima cosa per cui si ferma è un TypeScript che non abbia, diciamo, come attributi o la sync o il defer, cioè i due attributi che permettono al browser di dire: metto questa richiesta in questo file JavaScript, lo metto nella coda di caricamento, e probabilmente, ripeto, il discovery l'aveva già trovato, lo metto nella coda di caricamento, lo metto come priorità alta, cioè mi servirà presto, mi serve sicuramente prima delle immagini, però posso andare avanti, perché se l'autore della pagina ha detto che questo script può essere caricato con calma, asinco defer, la differenza in realtà è semplicemente che defer mantiene l'ordine nel sorgente di pagina dell'esecuzione degli script, quindi se io ho script ABC e sono in defer, l'ordine di esecuzione sarà ABC, anche se arrivano con calma quando il browser è riuscito a recuperare. Se sono asincroni invece, con l'attributo async, possono arrivare a qualsiasi ordine appena arrivano nel browser di esecuzione. Questo fa sì in realtà che se voi avete delle dipendenze non potrebbero non essere rispettate, quindi è meglio, se siete in questa condizione potete preferire l'uno all'altro. Ci sono anche un paio di altre ragioni per preferire di fare la sync ultimamente, a meno, cioè, soprattutto se è già nel sorgente di pagina. Se invece lo script viene iniettato dinamicamente, in quel caso la sync. Quella è proprio una debilità del defer, perché con il browser non supporta la sync, quindi spesso si mette a sync e defer, così se il browser non supporta sync. Vai a fallback sul defer, il defer compete fino a Explorer 6, secondo me. Qui mi sento interrompere un attimo, le altre richieste diciamo in parallelo. Sì. Il motivo per cui se tu vai sul network di proprio tu di browser, vedi la cascata. Sì, la cascata sì, però. Una cascata di parallelo, sì, parallelo per dominio, quindi in realtà il browser riesce a parallelizzare quando le richieste sono verso domini diversi, e per dominio intendo comprese sottodomini, quindi forms.google.com è diverso da drive.google.com, per cui sono due domini diversi, per cui può aprire, diciamo, fino a 4, ma un po' di elasticità a fare 6 o 8 connessioni verso ciascuno, e quindi riesce a parallelizzare, diciamo nella migliore delle ipotesi, 16 da un modo contemporaneo. All'interno dello stesso dominio invece, appunto, raggiunto questo limite, il successivo va in coda e aspetta. In HTTP 2 questo problema non c'è, e quindi in realtà più che un waterfall, nel senso inteso come una specie di diagonale di richieste, tende ad essere, come dire, molto più vicino effettivamente ad una cascata più raggiunta. Allora, dicevo, quindi, ricerca HTML, trova le cose da scaricare, le mette più o meno in ordine, dà una priorità, comincia a costruire il DOM, dell'HTML, però si trova o una richiesta di un CSS o una richiesta di uno script, e questi script non sono
asincroni si blocca. Perché si blocca? Allora, sugli sprint si blocca perché lo sprint potrebbe modificare il DOM che non sta generando. C'è detto il document private, non so se ve lo ricordate, era quel modo per scrivere all'interno dell'HTML una roba attraverso JavaScript. Quindi cosa succedeva? Il browser riceveva l'HTML, poi a un certo punto trovava uno script, lo script diceva qui adesso scrivi questo pezzo di HTML, e quindi per eredità, diciamo, questa cosa, che è completamente sincrona, quello che succede è che il browser trova lo script, si ferma, scarica lo script, che significa che se per caso aveva già delle connessioni aperte, sa pure deve aspettare di liberarsi almeno una, nonostante gli script siano verificati. Quando arriva lo script lo passa, anche questo ha un costo, nel senso deve leggerlo, compilarlo, diciamo dal punto di vista di esecuzione, poi lo esegue. A quel punto, dopo che l'ha eseguito, è sicuro che se non è cambiato niente, sia Firefox sia in parte Chrome hanno un approccio ultimamente un po' ottimistico, cioè vanno avanti lo stesso senza farlo disegnare, quindi continuano la generazione del DOM e quando hanno eseguito lo script controllano se c'è una differenza tra quello che avevano generato e quello che è lo stato dopo l'esecuzione dello script. Se non è successo niente, cosa che succede nella stragrande maggioranza dei casi, per il web moderno gli è andata bene, no? Quindi hanno preso la corsia preferenziale, se no torna da capo. Se invece lo script asincrono questo problema non c'è, perché lo script asincrono è una promessa del developer di non fare cagate in pagina, quindi non mettere del document write o di cambiare delle cose prima che la pagina sia pronta. Il CSS ha un po' un'altra dimensione dal punto di vista problematico, cioè nel senso perché diventa bloccante. Diventa bloccante perché il browser deve costruire accanto al DOM che sta generando, deve costruire il DOM del CSS, cioè il CSS object model del CSS, e questo ci serve per poi mettere le due cose insieme e applicare gli stili che ha, diciamo, che ha ricevuto dal file CSS sulla struttura dei nodi della pagina che ha definito attraverso il DOM. Quindi in realtà per andare a fare veloce una pagina, come dicono appunto un po' tutti i tool di analisi che potete utilizzare, insomma, magari possiamo. No, c'è da uscire e andare sul browser, ma così diciamo qua. Se voi andate, questo è quello sicuramente, come dire, più più comune tra virgolette per cominciare. Dicevo, questo è PageSpeed Site di Google, è uno strumento veramente banalissimo, nel senso che vi dà una URL e fa un'analisi per compare il testo e vi dà un punteggio. Che dovuto ai dati precedenti sa che appunto, il punteggio è un po' come dire, una semplificazione dal punto di vista di che cosa c'è da fare, però dà una serie di indicazioni su come lavorare per ottimizzare la pagina sostanzialmente per aumentare questo punteggio, per poi arrivare fino a 100. Le cose che sostanzialmente vengono suggerite sono quelle che, diciamo, in qualche modo accompagnano il ragionamento e la spiegazione che ho fatto, cioè dire sostanzialmente al browser vai il più veloce possibile nel generare la pagina, quindi non bloccato sugli script, tant'è che infatti viene detto eliminare script, JavaScript e CSS nella porzione di pagina above the fold, quindi quella diciamo visibile quando l'utente carica la pagina sul device, perché sono bloccanti. E poi vabbè, ci sono altre indicazioni, ovviamente sfruttare meglio la cache, ridurre le dimensioni delle immagini, aumentare la connessione gzip o the flake sui trasferimenti del server e così via. Sul primo punto direi che è quello su cui ci concentriamo questa sera. Quindi se il browser fosse o la condizione di non avere dei CSS nella linea, perché non deve preoccuparsi di aspettare che arrivi il CSS per applicarlo sulla pagina, fosse una condizione di non avere degli script bloccanti, quindi tutto asincrono, tutto non bloccante, potrebbe prendere l'HTML e siccome l'HTML è in streaming, mentre lo riceve sostanzialmente costruisce il DOM e può cominciare a visualizzarlo. Tra l'altro utilizzando, come dire, una serie di tecniche
permette una base di costruire, visualizzare, cioè disegnare proprio sulla scheda una pagina, tenendo conto del fatto che in HTML a un certo punto è impossibile che ci sia qualcosa che torna indietro e che modifica la pagina. Se lo fa come elemento posizionato in maniera assoluta o fissa, e quindi in realtà compatibile dal punto di vista delle logiche di visualizzazione per poterlo esaminare. Quindi, se tutto va bene in browser, mentre riceve l'HTML, intanto si fa la cosa delle cose da scaricare, compila il DOM e comincia a disegnare. E questo è il modo più veloce di far vedere a un utente la pagina. Solo se lo mettiamo così, gli diamo una pagina in HTML 1.0, cioè quello di Tim Berners-Lee, diciamo, di 20 anni fa, in cui c'erano gli H1 giganteschi, il fondo grigio, queste cose, intendo, perché non c'erano un CSS. E a differenza del JavaScript, il CSS non ha nativamente, inteso come il tag defer, il tag async sul browser, un modo per essere caricato in maniera sincrona. Che cosa ci si è inventati intorno di qua, così andiamo avanti. Ci si è inventati questa cosa di infilare un pezzo di CSS direttamente nell'HTML, quindi violando una delle principali regole, che era quella di dire il CSS lo mettiamo in un file che si chiama CSS e non lo mettiamo invece dentro il tag style all'interno della pagina, perché è ridondante, perché viene scaricato insieme all'HTML mentre il CSS in cache, tutta una serie di ragionamenti tutti corretti, che però ha questo unico limite del fatto che c'è una casistica che è questa, in cui in realtà vale la pena tagliare un po' le buone abitudini. Perché? Perché se il CSS è all'interno dell'HTML, il browser riceve l'HTML e riceve e trova il CSS dentro, e quindi comincia a leggere il CSS e genera il suo pezzettino di CSS ROM, quindi diciamo la sua struttura di stili, mentre sta ricevendo l'HTML. Non si blocca, non è bloccante a questo punto, perché non deve fermare il parsing per fare una chiamata e aspettare di ricevere un file CSS. Mentre legge l'HTML, trova lo stile, lo legge, lo interpreta, costruisce l'object model e si ottiene. Di solito nel lente, ovviamente, questa cosa, no? Quindi poi va avanti e trova l'HTML, trova il body e comincia ad avere il problema da scrivere. Se la parte deve scrivere, deve disegnare a schermo, è già mappata sulle definizioni del CSS e si è trovato in line nel pezzo di pagina, ha tutto per poter disegnare, non deve aspettare niente. E quindi disegna. E quindi l'utente vede molto più rapidamente il contenuto della pagina. Però scusa un attimo, comunque il CSS è nel lento, quindi prima dell'HTML, prima del codice. Quindi teoricamente, se lui non dovrebbe comunque arrivarmi, a meno che non sia un file gigantesco questo CSS. Allora, il punto è che comunque il browser, quando trova il link style sheet, esatto, si ferma. Cioè, sta leggendo la pagina, adesso magari lo vediamo su un sorgente. Allora, prendiamo questo qua, quello in realtà ho usato qui, c'è un po' grosso. Ok, questo è un HTML, ho preso un articolo di Focus. Vabbè, ho ricomincio un po' semplicemente per poter lavorare con il tool del critical, ma sostanzialmente questo è l'articolo. Quindi qua ci sono due cose, in realtà c'è uno dei problemi che non abbiamo ancora visto, che sono i font. Comunque c'è un link a un CSS, alla lista del sheet, il browser è, questo è un CSS, quindi in realtà il browser è arrivato qua alla riga numero 14 e si è fermato, e quello che è riuscito a fare è sapere che titolo ha questa pagina, oltre a sapere che HTML5, perché dovrà fare HTML, e che è scritta in UTF-8, però la prima parte è fermato. Quindi, a parte il fatto che il titolo della pagina non è più in grado di fare niente, poi diciamo il discorso va avanti, non è che si ferma, per cui legge questo, legge la riga successiva, scorre la pagina, cerca le immagini. Mentre lui continua ad andare giù, intanto lo scarica quel link. Allora, non è che lui continua ad andare giù. Allora, diciamo, il meccanismo di discovery del DOM va avanti. Il meccanismo di generazione della pagina del DOM, per poterla disegnare, noi vogliamo disegnare, la roba che noi vogliamo fare è mettere sullo schermo dei pixel con la nostra roba. Per fare quella roba noi dobbiamo fermarci. Invece il browser, quando è arrivato qua, si ferma e fa una chiamata
a fonts.google.com chiedendo la risorsa CSS e computer network. Finché quel file lì non è arrivato, non va avanti. Questa cosa non è proprio vera, perché in realtà, siccome il pezzo successivo è di nuovo un link, siccome tutta la parte di header in realtà non contiene nulla da disegnare, tranne il titolo che prova nella tab del browser, in realtà va avanti. Però diciamo che va avanti e trova questo, che è un altro CSS, e fa una richiesta, che stavolta la fa al sito da cui è arrivato, e di nuovo, da un punto di vista di avanzamento nella definizione del DOM, si ferma. Tutte le altre sono property, poi arriva qua, queste le passa, nel senso le mette nella coda delle risorse da scaricare, ma siccome sono in defer, sono asincrone. Questo è uno script inline, lo esegue immediatamente, in realtà in questo caso fallisce, perché su questa pagina i defer non c'erano, quindi questa pagina aveva tutti i JavaScript bloccanti, e i JavaScript bloccanti definivano l'oggetto $NJ che quando eseguito questo piccolo script risultava disponibile. Ci sono altri script, in realtà c'è una marea di script. A un certo punto la parte di head finisce e si arriva qua al body, però nel momento in cui è arrivato al body, se non sono andate le risorse bloccanti che ha trovato nell'head, non va avanti. Quindi fino a che lui non ha scaricato l'ultimo starsheet, lui non inizia a costruire. Non inizia a costruire, esattamente. E questo è il problema. E il problema è che sugli starsheet, quindi su questi, non si può mettere del ferro a sinistra. E bisogna fare una cosa leggermente diversa, che c'è fortunatamente, cioè le tecniche sono due. Posso usare uno script, cioè in realtà si toglie questa riga qua, sostanzialmente la si toglie, e la si fa inserire nell'HTML da un pezzo di JavaScript. Perché banalmente, se invece che trovarla nel sorgente della pagina viene aggiunta dopo, magicamente diventa sincrono. Nel senso che in realtà quello che è successo è che il passo non si è fermato. Poi a questo punto ha aggiornato le condizioni, diciamo, sia delle cose da scaricare, sia, diciamo, delle dipendenze della pagina, però sta andando avanti e non si è bloccato. Il tool che vi facciamo vedere, in realtà, questo passaggio lo fa automaticamente, ma vi do altri riferimenti, diciamo, su come farlo. Dicevo, quindi, l'obiettivo è quello di poter scorrere, diciamo, come se fosse un browser, riga per riga, non trovare niente che ci blocca. In questo momento, su questo file, abbiamo questi due link che ci fermano. Se noi potessimo eliminarli, eppure mantenere almeno quella porzione di CSS che ci serve per visualizzare la parte all'interno, diciamo, della prima finestra del browser, noi potremmo continuare a leggere la pagina e a questo punto troveremmo, diciamo, tutta la parte di DOM, sostanzialmente, di div. Questa pagina è questa roba qua, la faccio vedere così come si presenta. È una pagina responsive, è un articolo, una roba relativamente cromatica, diciamo, nel senso non c'è niente di particolarmente, però l'idea appunto, questa è la funzione a bold and bold. Quello che vedete qua è la bold and bold, no? È la parte, diciamo, che viene visualizzata nel punto in cui viene caricata la pagina. Tutti sappiamo cos'è il bold and bold, giusto? Il fondo è questo qua, è la parte visibile di schermo. Però cambia dinamicamente. No, in questo caso c'è il JavaScript che ha inserito la parte di lì, però normalmente la parte, diciamo, di HTML senza il JavaScript è già stata, cioè, non è stata, ma è proprio. No, la dinamica, nel senso che qui, ad esempio, avete una bold e bold magari molto alto. Se guardassi la stessa pagina su uno smartphone. Certo, infatti è quello che vedevamo prima, no? Sul smartphone, diciamo, adesso vi ripeto sempre, vediamo se lo carico di nuovo l'advertising, in questo caso non la carica, perché probabilmente i formati advertising per mobile sono diversi da quelli desktop, però sì, ovviamente su mobile è diverso, però questo parte, diciamo, della risposta web, nel senso, ci sono le definizioni CSS per riformattare o verso desktop o verso mobile, o comunque adattare alle dimensioni del device. E, però quando generi il critico CSS tu mi dici, cioè, che infatti
se noi mettiamo un pezzo di CSS che serve per vedere questa parte qua, o quella che vedevamo prima in formato desktop, di base non ha niente, diciamo, quello blocchi nella generazione del DOM, il via CSS, comincia a disegnare. Ovviamente questa cosa si fa in una maniera, diciamo, metodica, quindi il tool, fortunatamente non noi, cosa fa? Prende tutti i nodi del CSS, guarda se sono nella porzione visibile di pagina, estrae dal CSS tutte le dichiarazioni di stile che corrispondono a quei nodi e mette da parte, nel senso fa la lista, se un pezzo non è visibile quel CSS lì non servirà. E quindi, per esempio, il contenuto del menu non è visibile solo se io lo attivo. Il browser, cioè il tool che genera il CSS per il critical, guarda solo quello che si vede, diciamo, nel momento in cui la pagina è pronta ed è ferma, senza interazione all'utente. Si può ovviamente forzare, nel senso che possono aggiungere una serie di condizioni per portarsi indietro magari delle dipendenze che non sono evidenti. E quindi il tool fa questa operazione, usa un browser che si chiama headless, quindi c'è un browser senza la componente di visualizzazione, completamente scrittabile, gli dice vai a prendere questa pagina, visualizzala a queste dimensioni, all'interno di quelle dimensioni trovano tutti gli oggetti che sono di tutti i nodi del DOM che sono visualizzati, fa ciascuno estrarre il CSS e le definizioni degli stili, impacchetta tutto e consegnalo. Quindi, fatta questa operazione, in cui noi abbiamo alla fine il nostro CSS che possiamo inserire all'interno dell'HTML, il tool fa un'ultima cosa, cioè trasforma con due link, o dei font, per esempio quello del CSS, in due chiamate asincrone. Oggi c'è un meccanismo, diciamo, quasi universalmente adottato, che è la possibilità di aggiungere l'attributo preload sui link. Preload informa il browser che quella è una risorsa che la pagina utilizzerà e che deve essere precaricata. Il caricamento è asincrono se il tipo di file non è un CSS. Quindi quello che si usa è una tecnica per cui si mette in preload una risorsa CSS senza dire al browser che è un CSS. Nel momento in cui la risorsa è stata scaricata con un evento onload, si trasforma lo stesso link che è nella pagina aggiungendo l'attributo stylesheet, e questo informa il browser che quello che era scaricato era un file di stile, quindi lo deve compilare, diciamo, per la versione classica. Allora vi faccio vedere come funziona, così almeno non ho già dato una quindi gli stili rimangono dalla CSS a certo non si scadendo. Sì, allora faccio vedere il risultato finale e vediamo come siamo arrivati, magari è questo messo. E poi mi sono un altro po' parlare di prima sulla headless. Quindi vuol dire che ogni visualizzazione bisogna generare di ogni pagina, se la pagina utilizza un template diverso dagli altri, assumiamo che il template rende uniforme la pagina a prescindere dal contenuto. Una pagina su un dispositivo mobile, su un dispositivo che chiaramente rispetto a quello di destra. Lui guarda la terza comunque, guarda solo l'altezza, allora andiamo un po', come dire, senza una faccia, ma giusto per farti vedere. Allora, questa è la configurazione del tool rispetto ai viewport, quello sopra, no? Quindi io vi sto passando le dimensioni dei viewport per cui voglio che il tool analizzi gli oggetti che sono contenuti, perché il problema non è tanto il CSS, ma che cosa c'è e come è stilizzato. Quindi se per esempio nel viewport da 1440x900 entrano degli oggetti che invece in quella da 375x667 non ci sono, lui dovrà comunque portarsi dietro quelle definizioni di stile. Quindi in questo caso la generazione delle critiche è fatta passando tre viewport, quindi il browser headless dimensionerà la finestra la prima volta 375x667
5x667, leggerà gli oggetti, diciamo, la parte di DOM compresa in quel viewport, estrarrà le definizioni CSS e poi ripete per tre volte, assembla tutto e lo consegna, e quello che viene fuori è nel confronto, questa è la parte di CSS caricato, sopra abbiamo caricato le riferimenti e sotto c'è la parte di critical, questo qua, che siccome tra l'altro è minimizzato e completamente linearizzato, non beneficia, diciamo, della colorazione della sintassi. Ovviamente viene minimizzato, può, diciamo, occupare uno spazio possibile in pagina nel senso nella trasmissione, e quindi fare in modo che la porzione di contenuto che arriva al browser, che include già il CSS, sia il, diciamo, più compatta possibile, per cui nello streaming riesca ad arrivare anche a componenti di HTML e non solo a un gigantesco pezzo CSS. Ovviamente non ha nessun senso infilare tutto dentro. E dopo la parte rimanente di CSS, dove la parte rimanente viene caricata sincrona. Sì, posso aggiungere una cosa, bisogna anche tenere conto dei 14 kilobyte di limite della prima consegna di CP, quindi nel senso di critical è un po' quello, che con la prima tematica il browser fa verso il server, il server dovrebbe restituire questo pezzo di HTML compreso anche già del critical CSS, quindi nella prima chiamata TCP dovrebbe arrivare tutto. Sì, questo sono lo spezza. Sì, cioè la connessione ha un meccanismo di chunking, proprio, diciamo, da protocollo, per cui viene spezzettato, e tipicamente il primo pacchetto è circa 14k, con 600 zip ovviamente sono 14k compressi, in realtà significa avere un payload maggiore. Però questo, allora, se si usa un tool è difficile che del CSS esploda in maniera significativa. È difficile, intendo, perché è difficile che, diciamo, la quantità di stile e definizione che ci si deve portare dietro sia, per una parte relativamente piccola, diciamo, della pagina, sia così significativa. Se lo si fa con tecniche invece diverse, quindi non così puntuali, che ci possono essere delle ragioni per farlo, nel senso ho una variabilità tale nella composizione, diciamo, della mia pagina, per cui non posso, o butto dentro tutte le potenziali componenti, cioè la news di apertura, lo strillo, il carosello immagine, il carosello video, lo strillo con Twitter, cioè, e quella roba lì la decide quello che compila la pagina nel momento in cui la pubblica, no? Quindi io non ho dei template, in realtà dei componenti vengono buttati in pagina. Se sono in una logica di questo tipo è molto difficile, nel senso che o effettivamente aspetto che venga generata la pagina, poi la lavoro per iniettare dentro il critical ed esce, a quel punto sono tutte pagine diverse, oppure posso provare a fare un ragionamento un po' conservativo e dire, va bene, limito il numero di componenti che possono essere inseriti in pagina, a quel punto non è che mi genera tutte le casistiche, prendo un CSS di vari componenti, il pacchetto come se fosse, come dire, da sotto un foglio di stile ridotto e lo uso in critical. Tra l'altro testare il critical è la cosa più facile del mondo, basta non caricare il CSS e si vede dalla pagina cosa arriva, quindi io vedo immediatamente cosa succede, no? Comunque, invece, per rispondere alla domanda, questa è la parte di critical, quando è finito, quindi qua ci sono i nostri due link che avevamo sopra. Sono stati descritti in questo modo, quindi la tipologia di link è cambiata da stylesheet a preload. E questo dice al browser, questa è una risorsa che mi serve, e qua, scusami. Questa è la risorsa che mi serve, vattene a prendere, è un foglio di stile, as style, però scritta così non è bloccante. L'altra cosa è, come? Non è bloccante, nel senso che non impedisce al browser di proseguire nella lettura dell'HTML, nella generazione
dei nomi della pagina per poter disegnare. Perché c'è stato caricato? No, no, questo non è ancora caricato. Quando siamo arrivati qua, abbiamo siamo qua, nel senso qua vedete la minimap del file. Quindi quello che è successo è che abbiamo detto la parte di HTML è the title, poi al posto di questo e questo avevamo questo blocco di stile inline. Quindi questo è stato tutto letto ed è stato generato, diciamo, come CSS. Quando siamo arrivati qua, mentre prima la browser si fermava, andava a fare qua, siccome lo trova come preload, lo mette nella quota delle risorse da scaricare con priorità alta, quindi è tra le prime che deve essere scaricata, e va avanti. Sì, no, il meccanismo della sincrono mi è chiaro, ma diciamo, se io vado avanti nella lettura. Sì, se io continuo la lettura, c'è un altro per questa risorsa non è stata caricata? No, infatti, questa risorsa qua non è detto che sia stata caricata. Quindi io posso. E per questo che noi infiliamo una parte inline. Ecco. Perché questa risorsa qua, la parte di font, che è un discorso leggermente diverso, nel senso che quello che succede è sì, che io non porto dietro il font, e allora quello di flash, diciamo, dal font standard al font caricato. Il font, in quello style inline ci sono anche i font? Oppure... Allora, si possono mettere i font. Ma i font poi, vedete, uno. Uno? Cioè, ma non uno nel senso di più tipi, però nel momento in cui io scelgo un tipo, lui si scarica quel file da 70... Allora, sì e no, nel senso che allora, ci sono un paio di ragionamenti da fare. Il primo è il critical non è, cioè, nel senso questo approccio alle performance che per cui scegliamo di infilare un pezzo di CSS all'interno delle pagine per velocizzare la visualizzazione sui browser non è detto che sia perfettamente compatibile con un approccio su larga scala da un punto di vista di versione dei browser. Quindi, per esempio, così come nei font uno potrebbe scegliere di erogare solo il formato migliore, il WAF2, che è un formato, diciamo, OTF compresso, quindi molto compatto e si visualizza comunque un web font con tutte le caratteristiche. In realtà si vuole mantenere una compatibilità molto ampia e introdurre anche font di tipo diverso, font in SVG, in TTF, in AOT e così via. Quindi noi ovviamente nel momento in cui facciamo un critical dobbiamo scegliere di tagliare un po' alcune di queste, diciamo, di questi criteri di supporto universale. Possiamo decidere, nel senso, se per esempio noi decidiamo che il critical lo facciamo solo per il mobile, perché sappiamo che sul mobile la latenza è più alta, la connessione è più è incerta, nel senso può esserci, può non esserci. Quindi magari decidiamo che il critical lo facciamo solo per mobile, per terminali magari relativamente recenti, quindi invece che supportare quattro famiglie di font e Android 2.1 scegliamo solo le font più recenti. Allora a quel punto può avere un senso inserirlo all'interno del critical, convertendolo, quindi prendendo il file, convertendolo in un formato, diciamo, con il coding per poterlo mettere in line, quindi in base 64. Che è molto inefficiente in realtà. Ha più senso, da quel punto di vista, usare delle tecniche diverse, quindi mantenere un caricamento asincrono del font, avere un fallback e poi uno swap, soprattutto oggi che si può usare il font swap come specifica CSS, che dice esattamente al browser, usa il font che hai e non aspettare di ricevere il font. Altrimenti ci sarebbe il font loader, che è un modo in JavaScript. Però poi c'è il problema che diceva Matteo del flash constant text, quindi vedi il fondo di sistema e poi quando arriva il file viene realizzato e vedi il cambio di fondo da quello standard da quello custom, però così non blocchi il rendering del resto degli altri. Esatto, perché anche i fondi sono bloccati. Ho visto le ben critical diversi incrementi PNG, come si gestisce hai qualche di no? Il tool non l'ho configurato per, ma il tool ha la possibilità di allora il tool è il CSS, il tool sì,
primo tool che è stato scritto e che è tra l'altro uscito di recente, una, diciamo, una versione aggiornata, ed è solo ed esclusivamente utilizzabile da, da Node.js. Poi c'è un wrapper di questo tool scritto da Edo Osmani, che è un ingegnere di Google, che invece è disponibile sia tramite Gulp sia tramite Grunt, quindi per essere integrato in una toolchain, sia nel comando, quindi può essere invocato con un comando, diciamo, da, da shell, passando direttamente i parametri e generando appunto il critical. Può anche essere, invece che essere iniettato nell'HTML, può anche essere erogato come file, dove uno solo mette dove vuole, solo un tasto dove vuole. E poi c'è un terzo che però ahimè è basato su Phantom.js, che non è più particolarmente supportato. Phantom era appunto uno di questi browser scrittabili automatizzati, però un po' caduto, diciamo così, in, in disuso, nel senso che non è stato aggiornato e oggi sia Firefox sia Chrome hanno delle modalità equivalenti, completamente scrittabili, tant'è che Penthouse è basato su Chrome con Puppeteer, invece che si è basato su Phantom, che era, diciamo, l'approccio precedente. Il terzo punto è quello di Filament Group, dicevo che è basato su Phantom.js. Oggi scherchiamo un po' perché se voi lo installate Phantom si aggiorna, non funziona più, vi dà una serie di errori, quindi non... Qual è il migliore? Ma personalmente il wrapper di Osmani, quindi Critic, si chiama Critical, su GitHub, ma vi do il link alla fine, con una piccola accortezza, quello di entrare nel, cioè una volta che lo si è installato, entrare nella cartella dei moduli Node delle sue dipendenze, di quelle del Penthouse, e forzare l'aggiornamento di Penthouse, perché Critical non è stato aggiornato, e quindi in realtà nel momento in cui voleva installare dice a me basta che Penthouse sia una versione superiore alla 0.11. In realtà se voi forzate l'aggiornamento si porta, si scarica la 1.0.4, quella che è l'attuale, da fix recenti, che è molto molto più veloce. In particolare quello che succede è che mentre la versione precedente era seriale sull'esecuzione per esempio di task come quelli delle, dei viewport, quindi prima ne faceva uno, aspettava di aver finito, poi faceva l'altro, aspettava di aver finito, quella attuale invece riesce a parallelizzare, quindi è più veloce. Se voi vi date in pasto, nel senso se avete uno script che deve dare in pasto per 3 viewport 20 pagine, la differenza è sale. Perché usa WordPress temi e plugin? C'è. Perché immagino che questo sia, diciamo, un ambiente dove ti sviluppi tutto tu, no? Poi dai il pasto. Ma diciamo che è abbastanza agnostico, nel senso, tu mi dai un HTML, che è un CSS, e se non lo dai, non lo scarico, eccetera, HTML, e io ti do l'HTML con iniettato il critical oppure il critical valve. Questo è quello che fanno. Cioè il tool fa il lavoro sporco di andare a vedere nella finestra cosa c'è e creare quelle definizioni di stile. Però, vabbè, quindi vale tutti i vuoti. Sicuramente facciamo un lavoro più veloce, visto che non abbiamo molto tempo in generale, computer, ma magari... No, anche per dare delle idee quindi... Sì, c'è. Forse non so... Comunque, per rispondere alla domanda, invece, il tool ha un parametro, che è questo qua... Quindi questo è critico di Osmani. Questo è il critico di Osmani, eccolo qua, che in realtà questo qua, questo asset delle subdirectory, che io non gli ho messo, in realtà si può passare il comando per cui i riferimenti alle risorse statiche all'interno del CSS vengono estratti e incodati base 64 e convertiti quindi in data log, quindi vengono inclusi all'interno del, del critical. Quindi al posto di avere questo riferimento qua che abbiamo visto prima, da qualche parte c'è una di qua. Questi background potrebbero essere, invece che essere diciamo, inseriti come riferimenti a delle immagini, che quindi devono poi essere scaricate, tra l'altro scritti così all'interno del CSS. Eh no, no, esatto, no, quello che
ti chiedevo era se utilizzava il BAT in qualche modo o non lo fare. Si può analizzare il BAT e può contemporaneamente appunto invece fare la parte di design delle risorse. In base 64. In base 64, esatto. Stavo pensando se scritte così in realtà vanno in discovery, probabilmente sì, nel momento in cui viene letto il viene passato diciamo il contenuto del CSS. Forse una cosa che non abbiamo ancora detto è che comunque questo pezzo lo estrae dal CSS che poi viene caricato successivamente, che di nuovo include questo pezzo. Questo è diciamo un svantaggio che. Infatti la domanda era, quando poi io scrollo. Allora, vi faccio vedere il 2 e poi ritorno su. Sì. Lui a questo punto quando il CSS si prende. Allora, vi faccio vedere. Già finito il 2 ha fatto già uno scroll, la pagina è già memorizzata. No, quello lì sì, però una volta che tutto sta di. Lo riapplica, però su quello che, sugli elementi che sono già renderizzati lo ignora, perché se c'è già giusto, se il dedome già costruito e tu me lo carichi in un secondo CSS, quegli elementi sono già presenti in pagina, quindi non succede niente, però lo ignora e costruisce il resto. Allora, non so se ho corretto un difetto che avevo visto, ma tra l'altro è comodo per farvi vedere la differenza. Questo l'ho aperto qua dall'inspector, e il foglio di stile completo, questo qua che vedete qua, è il foglio di stile completo. Nell'HTML originale era sparso su 7-8 CSS, per comodità e anche per poter utilizzare meglio il tool, oltre che comunque fa un'ottimizzazione, nel senso che ridurre il numero delle richieste, ho impacchettato tutto in un file unico. Questo file qua, ovviamente in questo momento è caricato, se io lo tolgo, vedete che ovviamente qua il critical si è perso un pezzo di CSS che serviva, cioè si è perso la definizione per cui questa immagine qua è al 100%, mentre in questo momento noi la vediamo fuori forma. Però la seconda pagina non è cambiata. Il menu? Il menu probabilmente non funziona perché non ha diventano i classi. Magari ha la parte di JavaScript che funziona, che fa la parte delle classi. Il resto, questo è il contenuto della pagina, questa immagine per esempio non è dimensionata correttamente, così via, nel senso che questa è la parte su cui effettivamente gli stili mancano, qua sotto è evidente. Così quando c'è il CSS, così quando non c'è, ma a noi interessava questa parte qua. E questo tra l'altro è uno dei passaggi per rendersi conto se effettivamente il critical funziona. Nel senso che per esempio in questo caso vediamo che il critical non ha incluso questa definizione e quindi nella nostra configurazione dovremmo forzare, poi probabilmente non l'ho generato pomeriggio, ma dovremmo forzare la classe diciamo, che deve essere inclusa e che lui si è perso, nel senso che non ha trovato, non va inclusa nella critica, ma serviva per poter visualizzare il logo correttamente. Lo sappiamo perché. Quelli sono settori CSS, quelli punti nel quindi riscontro flyer, quindi quello del punto davanti. Nella sintassi questo è esatto, perché loro funzionano esattamente come il NOR. In questo caso mi passa un font face che però è una declaration, quindi meglio la passa senza mi sta dicendo ignora le regole di font face e poi c'è questo SumRegex però ok, ma in cui c'è stesso use quindi potrebbe anche essere che vada passata come classe, cioè quindi quindi è una espressione regolare stringa o espressione regolare e la sintassi è qua e come al solito i pull sono dove era questa allora qui c'era la parte inline delle immagini la che c'era prima invece questa rama delle regole aggiuntive e questo blocchetto qua quindi includi o ignora alcune regole CSS. Lo scopo è duplice ovviamente,
includi se ci sono delle parti che non vengono visualizzate ma che io so che devono essere incluse, quindi tu non le scopri ma io le forzo. Ignora invece se io ho delle, per esempio non voglio portarmi dietro le definizioni del font, quindi automatizzo il passaggio invece che rielaborare il tutto. Rendendoci pure questo qua, quindi questo qua critica di Erdosman, si installa con che si chiama critica su NPM ed è basato, ripeto, è basato su Penthouse, che invece è, ha una versione, però se ci volete studiare Penthouse ha una versione da web, quindi prendo con lo metto le tavole da parte con lo CSS e lui crea il critical diciamo direttamente da browser, nel senso che invece che dover installare la command line posso usare questo servizio è diciamo, basato sulla versione precedente di Penthouse, non integra quella nuova è disponibile in questo qua, poi in altro costa £2 al mese. Ma questo è il servizio per me? Quello, questo è gratuito, però è basato sulla penultima versione del tool, il risultato lo produce lo stesso. L'altro che è meno più passato e sicuramente più veloce è gratuito. Quello che vi ho fatto vedere è che avevo diciamo integrato la prima invece è completamente gratuito. È un po' più, cioè chiede un pochino più di lavoro, nel senso sia nella gestione della configurazione, tra l'altro vi faccio vedere in realtà cosa fa, nel senso che allora il file di configurazione è questo, che ho banalmente copiato dal GitHub e io ho semplicemente sostituito i path e messo le dimensioni dei viewport per fare la demo. Lo lancio con node.critical.js, aspetto e il risultato è che la configurazione che ho detto di generare il critical HTML con indentato critical questo output qua, questo è l'output, questo index critical ha finito e ha finito, possiamo vedere se per caso va meglio di quello di prima.
Osservatorio completo ha incluso quella porzione di CSS che disegnerà il logo Focus. Allora, quindi torno direttamente sulle slide e lascio parlare Oleg per dirvi appunto che i prerequisiti sono, se utilizzate la versione diciamo generica, agnostica, non basata su WordPress, quindi qualsiasi altro CMS, qualsiasi altro HTML, avere Node più NPM, quindi aggiornare tutti e due, oppure usare NPM Check, che è un tool bellissimo per mantenere aggiornati le dipendenze di, dei moduli di Node. Installare Critical, consiglio di impacchettare tutti i CSS insieme, ma non così, perché il problema è fare un diciamo di mettere insieme tutti i CSS in un unico file, cap è un comando, diciamo la riga di comando Unix che legge il contenuto di un file di testo, è scritto in questo modo, quindi con l'asterisco vuol dire leggi tutti i file CSS, concatena e metti dentro il CSS. Qual è il problema? Il problema è che fatto in questo modo, se l'ordine del CSS all'interno dell'HTML non è lo stesso ordine che abbiamo sul file system, quindi quello con cui cat li mette in coda, le regole possono cambiare, perché il CSS ha delle regole ovviamente che possono essere riscritte. Quindi in realtà, per esempio nel caso di questa demo, questo era il CSS che veniva referenziato dalla pagina, e quindi io in realtà per poterlo consolidare in uno solo ho dovuto fare cat con lo stesso ordine in modo da mantenerlo invariato. Eliminare gli import, perché ovviamente creano un'ulteriore dipendenza da una catena di download, quindi l'ideale, come ha fatto giustamente notare prima Stefano, anche le PNG piuttosto che SVG all'interno del CSS andrebbero linearizzate, messe in line, proprio perché non ci siano download appesi prima di poter visualizzare il contenuto della pagina. Questo è il tool che ho utilizzato, quindi il Critical di Eddie Osmani, che come dicevo è un wrapper di Penthouse ed è sia dare il comando, quindi può essere chiamato una, diciamo, passando la configurazione come parametri e invocato direttamente al linea di comando, sia all'interno invece di catene come root. Ovviamente la versione diciamo da riga di comando o da node può essere integrata anche con qualsiasi altro strumento basato su node. E non so se ho altro dopo. Sì, questo vabbè, come non abbiamo visto prima. La versione di Osmani, oltre a mettere insieme diciamo, il supporto per le toolchain e un po' più di Bellurie, per esempio, trova il CSS senza che voi dobbiate preparargli il file da passargli a mano, nel senso che va a leggere il documento, trova e lo va a scaricare. Diciamo, Penthouse è un po' più rigido da questo punto di vista, vuole il file HTML, il file CSS, tutto disponibile diciamo, su quel sistema. L'altra cosa che fa il Critical di Osmani è integra questo. Questo script di caricamento asincrono dei CSS, quello che abbiamo visto con quella rel preload. Ovviamente la parte diciamo, di rel preload è supportata dai browser, moderni. Per i browser non moderni, al fondo del documento viene inserito questo script, di fatto un polyfill, quindi consente a un browser che non capisce la sintassi preload di fatto di leggere il CSS attraverso una chiamata asincrona Ajax e di iniettarlo in pagina nel momento in cui è disponibile. Quindi il tool di Osmani in realtà è comodo perché mette insieme tutti i pezzi che servono, la generazione del CSS da una parte, l'iniezione del HTML e la conversione delle chiamate al CSS bloccanti in chiamate asincrone e polyfill di supporto.
Questo lato CSS però lo trovate anche in DNN, quindi se lo volete usare anche per altre esigenze, è comunque una modalità per caricare CSS asincrono, quindi può essere diciamo comodo in, anche in altri casi. Non credo di avere altro da farvi vedere se non su che metriche tracciare. Esatto, no, allora ovviamente una delle metriche però era più stupida è quella che dicevamo prima del page speed insight, a parità delle condizioni solo l'adozione del critical passa da un punteggio di 45 a un punteggio di 60. Questa è una pagina fatta molto male, tra l'altro non l'ho scelta perché volevo trovare una pagina fatta male, ma volevo trovare una pagina a caso, cosa questa. Quindi comunque il beneficio è evidente, si vede ovviamente di più nel momento in cui andiamo a vedere la differenza tra lo start render, quindi il momento in cui il browser comincia a disegnare, che nella versione senza critical è 4,652 secondi, a quella in cui il browser comincia a disegnare con il critical, che è 0,858 secondi. Quindi riusciamo a far vedere la pagina meno nella porzione, diciamo, immediatamente visibile, 8 secondi prima. Ma però è una pagina fatta proprio male in partenza. È vero, è già ancora male, sono 5 secondi. Però, no, in realtà, no. Sì, è vero, però non... ma adesso il critical è ovviamente un diciamo così un modo per forzare ancora più un'attenzione alla performance, ovviamente, no? Uno potrebbe non integrarlo e avere un sito comunque mediamente veloce anche osservando solo best practices, diciamo meno invasive dal punto di vista del bisognerebbe, l'evoluzione del critical è iniettare il critical in maniera condizionale, cioè se io so che l'utente ha il cache, il CSS, è inutile che gli dia il critical, mi mando direttamente l'HTML e tanto tiro sulla cache, quindi devo avere una cache settata in modo corretto, devo avere la server degli indicatori che mi dicono quanto è affidabile la mia stima che l'utente abbia già il cache, il CSS, di sessione. Ovviamente posso usare non la cache del browser ma la local storage, che è molto più affidabile dal punto di vista di controllo e pulizia della cache, perché non è il browser a capirla ma è lo script che scrivo io come autore del sito. Ancora di più oggi si lavora con diciamo, un paradigma ancora più evoluto che quello del Progressive Web App, dove alla fine in realtà più che dare il CSS critical di una pagina genera una scatola vuota, diciamo a livello grafico con dei placeholder che poi vado a riempire man mano anche sempre in asincrono, e a quel punto però con, diciamo, con delle dinamiche completamente diverse riempio andando a prendere il centro di tutto il resto. Però è un discorso molto 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 distante. Volevo aggiungere una cosa su questa parte qua, perché giustamente questo discorso di critical CSS incide sulle performance percepite e non il tempo di caricamento totale, perché comunque ci sono diverse fasi, cioè load è una cosa, runtime performance è un'altra cosa, qui parliamo di performance percepita, quindi quanto prima un utente riesce a vedere un contenuto sullo schermo e può interagirci, quindi spesso si fa l'errore di guardare load time, che magari può arrivare anche a 19 secondi, come in questo caso, vuol dire che questo è il tempo di caricamento totale quando il browser ha finito di eseguire tutti i JavaScript. Però vediamo che comunque in un secondo un utente è riuscito con queste condizioni di connessione, browser, comunque è riuscito a avanzare veloce, e questa è la parte più importante a livello di esperienza utente. E magari se il sito poi non ci mette anche 3 secondi, però se per questi 3 secondi l'utente perde uno schermo bianco, questo peggiora sicuramente l'esperienza utente, che cresce il tasso di abbandono e magari l'utente non di ritorno, eccetera. Quindi molto importante proprio per performance percepita, quindi se, in realtà il resto del sito non è caricato, però l'utente lo percepisce molto veloce, quindi
quel caso lì, però, ad esempio, il font, adesso non usavo i font di Google per l'esempio che abbiamo visto. Cioè, sì. In quel caso lì erano integrati nel verifica, come... No. Quindi praticamente lui cosa fa? Mi carica con il sistema e poi mi fa. Sì. Sì, nel senso che in realtà sono andato a vedere come ha fatto il CSS e nella c'era Open Sans, che è il font che lui scarica, poi le definizioni dei pesi sono sotto, io non ho modificato nulla, però ha un font stack per cui se Open Sans non c'è, casca sull'area e sull'elvetica. Quindi sì, anche i test andrebbero fatti, diciamo, nelle condizioni peggiori, per cui con la cache completamente svuotata, magari con il throttling della connessione, quindi diciamo per tagliare la connessione in modo tale che il tempo di scaricamento delle risorse sia più alto per forzare, diciamo, una condizione in cui è più evidente il beneficio dell'intervento. Giusto, visto che facciamo di foto, adesso non sembra con critica, però io ho notato che anche su Windows a volte lui si prende, che so, Robot, OpenSans, Valway, che sono tutti di Google, se ti vengono locali, sono andato a vedere, sono nella mappa, sono nella mappa carattere di Windows. Darsi che siano stati installati, cioè. Quindi magari anche se tutti i cambi che sono al Toronto, lui si fa prendere il robot e dice local. Poi sono andato a vedere sulla mappa carattere di Windows. Se c'è, diciamo che il meccanismo è, se ce l'ho in locale e è stato fornito riferimento nel front stack alla versione locale, nel senso che in realtà ci sono due parti. Uno è la font family, quindi dove io dico al CSS che font voglio usare, e l'altro è la definizione font face, che dice al browser quel font che si chiama in quel modo dov'è. Questo è il confronto tra i criticals e possiamo anche vederlo al frattempo, possiamo vederlo così, no? Quindi questo è la parte di caricamento della pagina, ci ho messo un po' di questa volta, però perché ci ho messo un secondo sette, quindi diciamo sta a prendere meno significativo, però posso dire che diciamo la parte qua a 1.9 di end. Sì, c'è da considerare che il test si muove adesso è simulato, sì, ma poi questo è la mobile, un'altra da destra su fibra, questo è la mobile, quindi i tempi aumentano, c'entra anche fisicamente dove è. Da dove siamo, però facciamo che il confronto è comunque alle medesime condizioni, quindi voi vedete che in realtà in questo caso siamo a secondo 9, però la versione, diciamo, del sito, quella non ottimizzata, continua ad essere, poi qua c'è il caricamento dell'immagine che spinge, l'immagine non aveva diciamo una dimensione forzata, quindi c'è un repaint della pagina da parte del browser. Però in tutto questo tempo, nella versione dell'HTML precedente, sta scaricando i pezzi che gli servono per poter disegnare. Poi qua c'è il flash del font, questo pezzo qua, tra qua in cui c'è il titolo, scritto con l'Arial, e il flash del font. In questo caso, per esempio, mettendo il font swap sulla definizione CSS non avremmo avuto questo tempo bianco, perché avremmo avuto lo swap solo nel momento in cui il font veniva era effettivamente disponibile. Scusa, è definito più volte, immagino. In realtà questo è il FOIS, tra l'altro, il flash of invisible text, avviene con alcuni browser non recenti, anche con vecchie versioni di Safari. C'è stato un cambio di font, vuol dire che quel font di che avevi caricato con il link pre-code è qua è arrivato, quindi è fatto uno swap di font, giusto? Però il fatto è che non sia visibile è un altro problema ancora, non è flash font style text, è flash font physical text. Sì, perché era visibile, perché in realtà fino a qua è visibile. Però poi nel momento in cui viene sostituito, in realtà credo che questo sia il tempo, cioè da
per caricare tutto quanto ci mette qua in questa tela? Quanti secondi? Per caricare tutto il sito. Visual incomplete una 20-25 più o meno. 25 secondi. Allora, visual incomplete 24, quello non ottimizzato. E visual incomplete 10, però visual incomplete è solo la parte, diciamo, della bordel fuoco. Invece il load time, il fully loaded, vedete che il critical in realtà ci mette leggermente di più del base. Il base ci mette 28 e il critical ci mette 31. Qua il fatto di avere un HTML probabilmente un pochino più grosso pesa, perché il download comunque, essendo su una banda strozzata, richiede più tempo. L'altra parte interessante ovviamente è questa, cioè il fatto che quando con il critical CSS, che ancora in questo caso non ho utilizzato, cioè mancano le immagini, cioè la gestione dei font, però vedete quanto più rapidamente riesce ad arrivare al, diciamo, al 99% di completamento della parte visibile, mentre anche se parte in ritardo il sito non ottimizzato, poi si attesta su questo 75% per un tempo molto lungo, fino alla fine in realtà, non penso che probabilmente rimanga qualcosa. L'ultima cosa che si poteva vedere, si può generare anche un video di confronto, per esempio se volete far vedere praticamente questo con stakeholder cosa avviene adottando questa tecnica, potete da qui generare un video e il video praticamente adesso lo vedrete, fa vedere il confronto, come si può mettere per esempio anche per fare il confronto con un concorrente o con più concorrenti nel URL mettendo l'ID del test, il page test con la virgola, sembra un po' più si può generare un video anche con più schermate, con 4 schermate mi sembra massimo. E qui si vede che il livello percettivo è molto più veloce del sito precedente, anche se era il tempo di caricamento totale non c'è. Se poi appunto diciamo l'ottimizzazione riguarda anche sia il font che per esempio il replay del browser, quindi in questo caso magari per risolvere delle immagini in modo che l'ingombro dell'immagine sia sempre definito e il browser non debba spostare i contenuti della pagina quando arriva l'immagine. Questo è già un vantaggio. Poi qua scende, sostituendo i font, ci sono delle componenti che hanno, diciamo, delle spazzature diverse. Su questa ottimizzazione qua, ovviamente quanto più la pagina resta stabile nella sua conformazione durante la fase di caricamento, tanto più veloce il browser. Tanto più è veloce, cioè tanto più è percepita la velocità della pagina dal tempo. Io direi che lascio la parola a Oleg, stavo guardando se ho ancora qualcosa da farvi vedere, queste erano le impressioni. Ci sono diversi articoli che potete vedere. Direi che questo di Smashing è un po' vecchio, ma riassume abbastanza quello che abbiamo raccontato questa sera, Understanding the CSS. Magari mettiamo sulla pagina Facebook diciamo la stessa domani mattina mettiamo un link nella pagina, diciamo, dell'identità. Questo è l'articolo di Jonas Olson, che è l'autore di Penthouse, sul rilascio, diciamo, della versione aggiornata, che appunto ha una serie di all'interno. Questo è un articolo in cui invece spiega cosa fa il browser quando carica. L'autore di questo articolo è l'autore di un tool di monitoraggio delle performance che si chiama Calibre. E poi appunto vi avevo fatto vedere che in realtà è riferimento per il tool di Osmani, e dovrei avere anche, se non ho sbagliato qualcosa, ecco, anche riferimento al logo CSS di Filament Group, che è integrato in tool di Osmani, ma che qua va comunque su GitHub, che l'ho documentato
sia nella meccanica del polyfill del link preload, sia nella versione più tradizionale, diciamo così, per il caricamento asincrono dei fogli di stile o eventualmente delle risorse. Direi che per oggi di licenza. Io mi fermo, grazie. Lascio andare avanti. Schermo,
Ah, oh, il buffer è perché Phantom si schianta se la dimensione della, diciamo, della pagina è più grossa di quella più galloca per generarla, quindi devi passare una dimensione di memoria consigliata da Filmer, che consiglia di passare questa dimensione, diciamo 1024, non è un pixel ma sono K, per gli impieghi, quindi dire questa porzione di memoria per poter lavorare. Comunque per ogni template di WordPress io praticamente faccio, ripeto, la stessa operazione, visita una pagina con queste dimensioni e genero anche questo parziale dello stile che è marcato poi è power fold. Poi praticamente cosa faccio? Vado a prendere ogni simile nel land dove appunto si trova la chiamata verso il CSS, quindi in caso di WordPress è un file PHP, dove faccio questa porcata, magari se ci sono un portatore più bravi possono sicuramente trovare modi migliori per farlo. Faccio un div e dico se la pagina è la pagina about caricami questo parziale, se la pagina è, non so, elenco degli annunci caricami l'altro parziale, se la pagina è articolo singolo caricami questo parziale. Lo faccio in questa fase qui, praticamente dico, allora se la pagina è la pagina home page caricami il critical home page, se la pagina è la pagina about caricami il critical about, eccetera eccetera. E per caricare il foglio di stile intero utilizzo la libreria che ha citato prima Matteo, lo CSS, la include, il pezzo di JavaScript lo include online in modo da non generare una chiamata che non bloccare il browser quando inizia a fare il parsing dell'HTML. E quindi dico, quando hai finito di fare tutto il resto, caricami il foglio di stile intero e quindi applico gli stili di, insomma, handle the fold. Per vedere cosa succede lato markup, andiamo a vedere una pagina, per esempio, una pagina del blog. Non hai più questo. Non hai più questo. Per cui se
so che l'utente ha già installato il sito o ha in Local Storage c'è una copia del mio CSS perché l'ho messa io, non in Google Critical, ma la pagina invece magari di niente, un pezzettino di script inline che tira su dal Local Storage direttamente il CSS e il font ovviamente e le faccio trovare con ogni pagina e quindi risparmio le chiamate diciamo, di download o anche soltanto di riscopro, nel senso quelle di verifica che le condizioni di cache siano ancora soddisfatte, non faccio nessuna chiamata e tiro su dal Local Storage. E questo è un modo per evitare diciamo, la ridondanza del CSS critical nel momento in cui il CSS critical è già disponibile. La prima pagina che potete vedere non ce l'ha. Dalla seconda in poi sì, quindi sì, è un meccanismo per cui posso salvare a livello di browser e a quel punto perché diciamo, tendenzialmente se uno non implementa critical non c'è bisogno di fasciarsi la testa in questo modo, basta la logica caching. Quindi se io Max 6 molto alto e il browser deve verificare che serve che il file continua ad essere aggiornato, se ce l'ha in cache lo tira su e quindi diciamo risparmia non fare chiamate da un lato e ha immediatamente disponibili dall'altro quegli elementi bloccanti, per cui continuano ad essere bloccanti però non, il tempo è comunque ridotto al minimo perché tira su. Se invece io non ho modo, diciamo così, quindi ho tutte pagine statiche che posso implementare una logica, allora a quel punto invece critica lo prende. Sì, questo da dato prima, per far sì che funzioni così, io ovviamente se vuoi comunque locale, però per far sì che lui vada a visitare le pagine, se non si sito dinamico comunque non pagine anche non statiche, in qualche modo che lui vada a prendersi, il browser prendersi, vada a prendersi il pezzo corrispondente alle bande foto. Va a visitare il sito che è già online e per generare un parziale del critical CSS per comunque visitare la pagina nel browser, serve una funzione di nel caso di siti statici se vengono generati con JTAG o altri modi non c'è bisogno della connessione. Non so, penso di aver detto tutto, era un modo più tanto veloce per far vedere che si può fare anche con un CMS. Penso che si possa fare anche per siti custom, non c'è bisogno di avere un sito statico, se non c'è un CMS. Quindi se c'è qualche domanda su questo. No. Ok. Dobbiamo fare all'inizio. Che tu sappia senza andare molto in queste diciamo, personalizzazioni. C'è qualche vendor di temi che tu conosca su WordPress che utilizza queste tecniche? Nessuno, sinceramente no. Non c'è nessuno? No, potrebbe anche esserci, però mi sembra una cosa molto comunque, non è un'ottimizzazione soft, quindi bisognerebbe comunque sapere cosa fare. Quindi i temi che vengono venduti per WordPress generalmente vengono acquistati da persone che penso che vada una metà tanto no, no, infatti è questo che dico, senza scendere le personalizzazioni, c'è qualcuno che propone comunque all'interno del tempo, perché se tu vendessi il tuo tema, per esempio, proponi diciamo un'integrazione a livello di critica CSS, no? Cioè, sì, richiede comunque un. Perché è comunque un setup in un ambiente che non è invece quello di importo il tema da admin di WordPress e. Io apro diciamo, il mio sito, nel senso che chiede che sotto ci sia almeno node con una toolchain o comunque diciamo, node di base più le sue dipendenze. Quindi diciamo, non è proprio così a portata dell'utente, richiede effettivamente una dipendenza da sviluppatore. Sì, perché tu comunque il tema tu anche scaricato, cioè più che altro io non so se è un tema che ha delle diverse impostazioni custom, una volta che tu hai raggiunto sempre presenti nel tema che hanno del CSS dentro il CSS principale, che non so se tu li attivi o non li attivi, per generare il critical deve esserci comunque già la pagina finita, quindi si dovrebbe essere completo, sì, sì, un po' c'è termine. Sì, perché i temi ogni partita aggiunge o ognuno aggiunge su questo tipo.
no, però dopo tutti, però perché ne ha bisogno, io raggiungo solo un pezzettino di CSS. Quindi trovo più. Ma in realtà in questo caso non c'entra niente, perché noi il diritto lo generiamo solo dal nostro file principale, quindi tutti gli altri plugin che ci aggiungono file CSS terzi, su quelli il diritto non penso che farà a tempo. Perché tu gli dici di farlo, farlo girare contro il mio file principale. Sì. Quindi tutti i plugin che aggiungono elementi, quelle non rientrano in questa tecnica. Quindi cioè, non rientrerebbero, o devi nominare e creare delle altre parzelle del conto per i file lì, altrimenti no, cioè, resterebbero fuori. E quindi sì, in parte tu potresti utilizzare il tuo CSS, il tuo, e la prossima invece aggiungi il plugin, aggiungi elementi. Grazie, infatti in questo senso. E quelli potrebbero andare a bloccare poi tutto il lavoro che hai fatto. Poi dichiarare con la mia esperienza è praticamente un daily, fanno esattamente il contrario del web performer. No, li caricano, esteticamente sono bellissimi, però ovviamente non ci impiegano 20 secondi, perché caricano animazione, flash, loader, cioè, lo fanno per venderli, perché alla vista sono molto belli. Oltre al, diciamo, file CSS principale, questo qua,
c'è qualche altra domanda, altrimenti possiamo appunto lavorare in modo su Twitter. Sì, 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 il nostro. Continuiamo a mangiare, perché ci andiamo a casa. Domande.